Siamo al centro polifunzionale di Vidor per un'importante serata di presentazione di un libro storico, La battaglia di Vidor nella Grande Guerra. Siamo con chi ha realizzato questo libro, Dario Bordin ed Ezio Tormena. Allora Dario, com'è nata l'idea di questo libro e cosa vi ha portato a collaborare assieme per realizzarlo? Sì, allora devo dire intanto che l'idea del libro non è nata subito. Ecco, io come ogni anno qui allestisco una mostra fotografica dedicata a un tema storico. Quest'anno qui a Vidor ricorre il 100° anniversario della battaglia di Vidor, che è avvenuta il 10 novembre del 1917 dopo lo sfondamento del fronte a Caporetto, e c'è stata qui a Vidor la prima delle battaglie di arresto su Piave. Battaglia di arresto vuol dire quelle battaglie che sono avvenute per un paio di mesi per arrestare il nemico al di là del Piave. Ecco, qui ripeto è avvenuta la prima. E avevo bisogno di integrare per questa mostra le notizie di cui disponevo, che non erano molte perché non si trova moltissimo materiale su questa battaglia. E allora ho cercato collaborazione, quindi sui social network, nelle conferenze, nella presentazione di libri, ho conosciuto Ezio Tormena e altri amici con i quali ho chiesto una collaborazione per ricercare nuove notizie. Abbiamo creato questo gruppo di ricerca chiamato Ricerca Grande Guerra e le notizie nuove hanno cominciato ad arrivare. Per cui le notizie poi erano talmente interessanti che abbiamo pensato, oltre che utilizzarle per la mostra, di utilizzarle anche per fare un libro. Ecco, quindi d'accordo con Ezio abbiamo impostato questo libro su vari capitoli dove ci sono varie cose, diciamo, molte notizie inedite. Ad esempio quelle dei 72 soldati che hanno avuto una decorazione militare, fino a un anno fa pensavamo fossero due soli, e poi molte altre cose. E quindi questa sera presenteremo questo libro. Quanto è durato il lavoro di ricerca storica che avete fatto? Allora, noi è durato oltre un anno, direi un anno e mezzo, e le ricerche le abbiamo eseguite su libri, su siti internet, e poi diciamo, l'abbiamo trovato nello scambio di informazioni con gli appassionati, perché ci sono tanti appassionati che si specializzano in qualche settore e quindi ci hanno fornito tante notizie interessanti. Bene, Ezio, puoi illustrarci brevemente il contenuto del libro? Sì, il libro è composto da circa 210 pagine suddivise in 24 capitoli. E all'interno del libro sono presenti molte foto ed immagini, anche molto belle a colori, ad esempio questa mappa dello schieramento difensivo presente qui a Vidor, unica nel suo genere, perché ad oggi appunto non esisteva, prima di questo nostro lavoro, una mappa che raffigurasse in maniera così dettagliata dove e come erano dislocate le truppe italiane. Il libro poi parla anche dell'opera di retroguardia compiuta dai reparti di Arditi nella ritirata dalla pianura friulana fin qui sul fronte del Piave, e anche dell'opera sempre di retroguardia di bersaglieri ciclisti che assieme appunto agli Arditi avevano il compito di rallentare l'avanzata delle truppe tedesche da Caporetto. Inoltre abbiamo un capitolo appunto lo dedichiamo a parlare appunto della dislocazione delle truppe qui a Vidor. Il capitolo centrale poi si occupa interamente della battaglia di Vidor, prendendo spunto dalle varie fonti che abbiamo trovato, inserendoli in un ordine cronologico e dando appunto un ordine e un po' di precisione ai tanti dati che avevamo avuto disponibili. Inoltre appunto, come accennava Dario, c'è un capitolo dedicato tutto sulle medaglie concesse quel giorno qua a Vidor, le 72 decorazioni, con la motivazione ed anche questo una cosa che fino ad oggi su nessun testo era possibile trovare. Ecco. Sempre a Vidor, sulla saletta al primo piano del centro polifunzionale, in questi giorni c'è un'esposizione fotografica. Che cosa vediamo esposto in questa mostra? Allora, la mostra rappresenta tutti i documenti, le fotografie inerenti alla prima battaglia di arresto sul Piave, combattuta qui a Vidor il 10 novembre 1917. Ecco, 100 anni fa qui arrivarono le truppe slesiane dopo lo sfondamento del fronte a Caporetto, e le truppe italiane furono impegnate per bloccare slesiani e austro-ungarici sulla nuova linea del fronte. Ecco, qui ci sono vari documenti, foto aeree, ci sono mappe, in particolare una mappa che rappresenta molto bene tutti i reparti che hanno
contribuito, che erano dislocati su una testa di ponte che era a difesa del ponte di Vidor. Tra le notizie interessanti c'è che abbiamo scoperto il minamento del ponte, a differenza di quanto si sapeva fino a tempo fa, è avvenuto in tre fasi che sono durate 17 giorni. È stato più impegnativo perché i collegamenti dei fili che con la sponda sinistra si erano interrotti a causa del bombardamento dei tedeschi, per cui i militari 17 giorni dopo, in una azione molto ardita, sono riusciti a avvicinarsi a brevissima distanza alle linee nemiche e far saltare le altre tre arcate, perché i tedeschi volevano a tutti i costi passare, e con la demolizione di queste tre arcate poi non hanno più tentato, perché diventava troppo difficile poi ripristinare le sei arcate demolite. Ezio, quali altre immagini hai curato? Allora, abbiamo curato queste immagini dell'abbazia qui di Vidor di Santa Bona, dove con un pizzico di fortuna siamo riusciti a scoprire la presenza di un ospedale militare negli anni 1916 fino a fine ottobre del 1917, l'ospedale militare 0130, con più di 100 posti letto. Questo ospedale era situato sulla facciata verso il Piave, e siamo riusciti, appunto, grazie ad alcuni piccoli documenti e con un po', insomma, di lavoro, a scoprire l'esatta ubicazione, cioè l'abbazia di Vidor. Abbiamo inoltre scoperto sulla parete dell'abbazia i fori, i segni lasciati dai proiettili durante la battaglia di Vidor, che ancora oggi si possono vedere, oltre a dei graffiti e delle incisioni lasciati dai soldati che erano degenti presso questa struttura ospedaliera nel corso del primo conflitto mondiale. Bene, fino a quando sarà aperta la mostra? La mostra sarà aperta allora da oggi sabato 18 fino al 2 di aprile, precisando che i primi due sabati e le prime due domeniche sarà aperta praticamente quasi a orario continuato, salvo i pasti. Ecco, mentre dalla domenica 26 fino al 2 aprile, quando termina la sagra, e sarà aperta su richiesta, su tutte le locandine è indicato il mio numero di cellulare, un gruppo, qualcuno è interessato a visitarla, mi telefono, io vengo qui, apro e illustro la mostra.